Simone Bozzelli, quanto c'è della tua persona sia nella realtà che vediamo nel film e in tutta la narrazione? Vabbè, c'è tanto di me, ma semplicemente perché tutto quello che faccio non può, almeno tutto quello che ho fatto e che farò non può essere qualcosa che non mi appartiene o non riuscirei a raccontare cose che non conosco. E questa storia è un po' particolare, in particolare perché fa riferimento a dei sentimenti e luoghi e anche persone che ho conosciuto. E ovviamente, diciamo, questo è il nucleo emotivo. Tutto quello che poi è argomento narrativo, movimento di sceneggiatura e ovviamente puramente frutto di immaginazione di Tommaso Favagrosso, il mio sceneggiatore, di me. A proposito di luoghi, l'hai ambientato un po' dove sei nato tu, cosa ti ha ispirato di più, se quel tipo di luce, quel tipo di scenografia o semplicemente anche il fatto di essere nato e cresciuto lì? Non so, è qualcosa che è una cosa che non riesco ancora a teorizzare, ma c'è qualcosa nell'abruzzese, ma parlo anche del dialetto, parlo proprio del, c'è una grande durezza ma anche una grande gentilezza, una grande dolcezza. C'è un detto tipo abruzzese grezzo e gentile, cioè nel senso duro e gentile. Ed è esattamente come voglio che siano i miei film, nel senso che siano uno schiaffo che però sembra una carezza, e alla fine ti domandi ma era uno schiaffo o una carezza? E secondo me è molto abruzzese questa cosa. Vabbè, che non è una cosa brutta comunque. Tu no. Sei molto legato, c'è un forte legame con Gianni Amelio che citi spesso, è stato anche tuo docente al Centro Sperimentale di Cinematografia, e ti chiedo appunto quali sono le cose che da regista ti porti quotidianamente, dalle sue lezioni, dalle conversazioni con lui, da tutto, diciamo, quello che hai creato con lui. Con Gianni, semplicemente l'esordio di come è venuto lui a lezione. Io ricordo che la prima cosa che ha detto è: se fate una storia di preti, a un certo punto uno deve bestemmiare. E qui già ti dice proprio la base di tutte le storie, il conflitto. E la seconda cosa che ha detto è: io non farò mai lezioni in cui ci siete tutti e sei, perché voi siete sei registi, devo coltivare sei autori, che non dovete fare tutti lo stesso film, dovete fare sei film diversi e ognuno e ogni individualità va coltivata. E questo è assolutamente interessantissimo, ed è una cosa che mi sono portata poi in un altro contesto, che è quella della direzione degli attori, in cui ogni attore ha delle esigenze completamente diverse. Anche vero che, diciamo, il mio parterre è sempre molto eterogeneo, ci sono attori professionisti, attori non professionisti, c'è il mio tatuatore, c'è il mio parente, nel senso, quindi comunque è un'esigenza anche avere delle, come dire, delle stanze separate in cui costruire le cose. Ne abbiamo parlato anche con Andrea Forto, che interpreta Yuri. A te piace tanto, hai detto tu stesso che ti piace tanto osservare le cose al microscopio. E quindi ti chiedo se tecnicamente, quindi da un punto di vista prettamente registico, è questo ciò che ti lega poi all'utilizzo del primo piano, del primissimo piano, e in certi casi forse anche della camera a mano sui dettagli, cerchi di indagare in un certo senso cosa? L'animo umano? Diciamo che tutto è nato inizialmente come una sorta di esigenza tecnica, nel senso che dai primi cortometraggi io non avevo grandi budget, grandi scenografie, e l'unica cosa che appunto non aveva un prezzo fondamentalmente era la qualità di recitazione degli attori, quindi puntavo tutto su quello e andavo stretto per coprire tutte le mancanze invece, diciamo, economiche che c'erano. E è nata così, e adesso sento che è un po' diventato qualcosa che mi piace, ma perché semplicemente mi piace
cioè trovo, riesco a trovare veramente uno spazio, una geografia anche in quei volti, in quelle espressioni. E trovo ancora più interessante che tutto questo avvenga in uno schermo enorme che è quello di un cinema. E su questo, sulla regia, su questo film in particolar modo, hai dei canoni di riferimento a cui ti sei voluto, diciamo, riferire registicamente o no? Ma in realtà, cioè, ti dico sì, ma semplicemente perché tutti hanno delle reference. Io ne ho tantissime, ma migliaia. E sono diversissime e quindi cerco di farle dialogare fra loro, ma insomma ti dico talmente diverse, tipo dalla strada di Fellini ai film di Harry Clark, per il personaggio di Yuri mi viene da pensare a Io la conoscevo bene di Antonio Pietrangeli o Bestia delle onde del destino. Sono tante e diversissime. I ragazzi, Andrea e Augusto, arrivati, si facevano le foto, erano entusiasti. Com'è l'emozione di essere a Locarno in concorso? C'è più emozione, più paura, tutte e due, adrenalina? E in realtà, tipo, non vedo l'ora di vedere il film. Nel senso, io stamattina mi sono svegliato, ho detto che okay, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, interviste, foto, queste cose qua, perché voglio vedere il film, ho voglia di vederlo su uno schermo. Anche perché no, credo di non averlo mai visto tipo bene, nel senso che l'ho visto sì tramite file, link Vimeo, per check, l'ho visto in color però non c'era il mix, l'ho visto in mix però non c'era la color, quindi fondamentalmente lo vedo... Sarà anche per te una scoperta. Grazie mille. Grazie.